Allora, l'ultima parte del nostro giornale è dedicata ad Ariano con tre servizi. Donato un quadro di San Paolo nella chiesa di San Pietro Apostolo, un'opera di buona fattura realizzata dall'artista arianese Marco dell'Oriente. Spicca il volto di San Paolo nella chiesa di San Pietro Apostolo d'Ariano Irpino, un'opera realizzata alla perfezione dal giovane artista arianese Marco dell'Oriente, grazie alla generosità dei coniugi Gambacorta che hanno voluto colmare un vuoto donandola alla loro comunità. Pietro e Paolo, due grandi santi della storia, inseparabili d'ora in avanti anche in questa chiesa. E soprattutto sono per noi di esempio e soprattutto di sprone per una nuova evangelizzazione, come ha detto il Papa proprio ieri, che ha istituito un nuovo dicastero proprio per l'evangelizzazione dell'Occidente, perché c'è un oscuramento della presenza di Dio nell'Occidente. Ora Pietro e Paolo, io desidererei tanto che potessero essere onorate ancora di più nella nostra diocesi e il giorno 29 giugno potesse essere un momento di rifondazione e di impegno per portare avanti nel tempo, nel futuro, la nostra chiesa di Ariano Irpino e Lacedonia. Un bel gesto. Sì, siamo grati a Michele Gambacorta, alla sua signora, per questo dono. E questo completa veramente la nostra chiesa, che non può fare a meno anche dell'Apostolo Paolo, anche se dedicata a San Pietro, ma i grandi sono Pietro e Paolo. È sulla fede degli Apostoli che noi camminiamo e vorremmo che anche questa espressione, questo quadro, questo dono, sia per noi occasione per rettificare, per rivedere, per approfondire il nostro rapporto con la Chiesa. Spicca il volto di San Paolo in questa chiesa da oggi, grazie anche alla bravura di questo artista arianese Marco dell'Oriente. Sì, noi sappiamo di avere Marco come artista valido nella nostra città. Ci siamo serviti del suo valore, della sua bravura e siamo onorati di avere un'opera sua qui nella nostra chiesa. Il solo fatto già di appartenere a questa parrocchia è un grande privilegio. Poi oltretutto poi avere come parroco il nostro Don Antonio, ancora di più, il quale poi ci ha dato ancora di più fermezza e coraggio e diciamo così, nel credere. Poi Che cosa l'ha spinto a far realizzare questo? un po' orgoglioso, un po' una grande fede nella nostra, diciamo così, una grande fede. E poi in effetti lo dicevo pure prima, diceva il Vescovo, ognuno di noi, il Signore, ha proposto dei grandi progetti per ognuno di noi. Ognuno cerca di rendersi, io ho cercato di rendere al minimo la mia possibilità e l'ho detta anche perché la motività, con l'aiuto della Madonna di Lourdes e di Pallelu, alla quale io sono molto, molto credente.